Penso che Bonaccini vincerà per due motivi. Uno è il fatto che dal Movimento delle Sai che i maligni Sardine. dicono che vince perché non ci andate come big del partito? No, guarda, io ci sono passato qualche mese fa. Qualche mese fa io e tanti altri sindaci abbiamo vinto nelle nostre città controvento. Alle europee, nella mia città, la Lega era il primo partito col 34%, il PD aveva il 28%. Lo stesso giorno la mia amministrazione ha vinto col 58% al primo turno. È successo così in decine di città italiane. E è la dimostrazione che le persone fanno la differenza. E Bonaccini, uno dei motivi per cui vincerà è perché, come l'avete visto in quell'intervista, è uno che sta in mezzo alla gente, è uno del popolo, è uno che sa parlare alle persone, non è uno Sì, lui dell'establishment, onestamente come sta se, come è battendo stato palmo a come è stato palmo tutta la detto. E regione. sa bene Bonaccini che in una fase come questa, dove nulla ormai, anche in Emilia-Romagna, è più scontato, perché c'è stato, come dire, uno sconquasso totale del voto, e il voto è completamente liquido, cambia continuamente da un'elezione all'elezione. In Emilia-Romagna lui vincerà se avrà due fenomeni. Uno, l'orgoglio della sinistra che torna a Il votare. secondo? La seconda è il suo valore aggiunto da governatore che ha governato bene e che in qualche modo raccoglie molta più fiducia rispetto a una candidata invisibile che ancora si deve capire che proposte ha per E qui arrivo da l'Emilia-Romagna. Picchi.